a tutti raga dalla vostra Sonero e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come al solito, secondo video della giornata, vi ringrazio ancora per le notevoli iscrizioni, ce ne mancano 12 per i 400, quindi avanti così, continuate a iscrivervi, mi raccomando con campanella in accesa per non perdervi nessun contenuto, continuate a lasciare like e a condividere che per far crescere il canale è molto molto importante. Oggi ci sono state diverse notizie, tra cui Romagnoli accostato al Barcellona, si parla di Rakitic al Milan e... Però non vorrei parlare di questo, vorrei parlare di un altro argomento. Come vi ho detto dal titolo, un nuovo agguero per il Milan. Ma prima volevo invitarvi a seguire due pagine su Instagram, banditi.diavoli, è una page con cui collaboro molto molto competente, quindi seguitela su Instagram per farla crescere. Stessa cosa per Milan Forever 21, è la page con cui collaboro, che nomino sempre nei miei video, quindi seguite anche questa page. E come terza cosa volevo invitarvi a seguire Official Calde, che è un mio amico che fa video su YouTube, canta e con il suo umorismo comunque vi terrà compagnia per tutta la giornata, quindi mi raccomando, andate a seguirlo, che dobbiamo farlo crescere anche a lui. Come vi dicevo prima, ci sono state diverse notizie oggi. Un accostamento di Icardi e Spalletti al Milan, ovviamente però sono solo voci per adesso. Io ritengo che sia più fattibile che arrivi solo Spalletti che Icardi, però mai dire mai. E per quanto riguarda Ragnik, avete visto il video di stamattina, che si parla comunque di un accordo vicino. Tra un mese si pensa che le parti si incontreranno e che quindi Ragnik verrà al Milan. Non si sa ancora se come allenatore o come dirigente. Ma veniamo all'argomento del video. Come avete detto dal titolo, come vi ho detto prima, un nuovo Agüero per il Milan. A me, ragazzi, questo giocatore ricorda Agüero, per le sue movenze, per il suo tiro, per il suo dribbling e per il ruolo che ricopre nella squadra. Il giocatore in questione gioca nel campionato belga, gioca nel Gent, è canadese, ha 20 anni, è un attaccante barra seconda punta, si chiama Jonathan David. Questo giocatore, diciamo che è arrivato nel panorama europeo 2 anni fa, tramite appunto la squadra belga Gent che l'ha portato in Europa, ha già esordito in nazionale, quindi comunque, vabbè, essendo una canadese comunque ci sono tante possibilità di arrivare in nazionale. Però questo giocatore ha dimostrato di essere veramente un talento per il futuro e molto forte, secondo me. Allora, per prima cosa, le sue caratteristiche sono: diciamo che è un giocatore stile Lautaro che può, diciamo, giocare dietro una punta fissa in area di rigore, quindi è un giocatore che al Milan, se giocherà con 2 punte, potrà comunque arrivare. È stato accostato al Milan negli ultimi giorni, appunto, in caso arrivasse Ragnik, perché Ragnik giocherà con 2 punte, una punta proprio che si parla di Milik, e magari come seconda punta possiamo prendere David, o per comunque fare la sostituzione a Rebic, o per farlo giocare titolare, poi dipenderà dal suo rendimento. Comunque David, come vi stavo dicendo, mi ricorda Agüero, perché? Perché Agüero è quel giocatore lì che sì, gioca in attacco, gioca sia la prima punta, può giocare anche la seconda punta, è quel giocatore che comunque non è una punta che è molto fisica, è una punta che diciamo sa giocare bene con la palla, però non è che è un grande saltatore o una punta proprio che ti mette tanti gol di testa o comunque porta sulla squadra. È una punta che con molta qualità, che quindi per un 4-2-3-1 appunto o per un 4-4-2 sarebbe ottima. A me ricorda Agüero perché Agüero appunto, come vi dicevo, è quell'attaccante che non è che sia fortissimo di fisico, però con i piedi fa quello che vuole, con il dribbling fa quello che vuole, fa gol straordinari e comunque nel Manchester City è fondamentale. A me David ricorda appunto Agüero. Andatevi a vedere qualche video, poi ditemi se siete d'accordo con me. A me mi ha ricordato questo giocatore e penso che il Milan farebbe veramente molto molto bene. Quest'anno è veramente trascinato il Gent, la sua squadra, sia in Europa League anche, dove ha perso con la Roma però con il suo gol appunto. Ha perso dignitosamente 2-1. David quest'anno ha fatto 20 gol e 17 assist, quindi sia forte in zona gol, ma anche comunque a servire tanti assist, perché è un giocatore fondamentale per la squadra belga. Ovviamente il giocatore ha 20 anni, può ancora crescere tanto, quindi se arrivasse a Milan bisogna vedere. Vi ripeto, a me con le sue movenze mi ricorda Sergio Agüero. Mi ricorda Sergio Agüero, ragazzi, non so perché. Sergio Agüero e Lautaro Martinez mi ricorda. Perché è quella seconda punta che ti permette di legare bene l'attacco col centrocampo, può fare anche il trequartista. Quindi veramente, David ci sta, io lo prenderei subito, David. A me mi ricorda lui. Ovviamente se arrivasse al Milan sarei molto molto felice.
Anche se è solo 20 anni, perché io, come dico sempre, i giocatori di esperienza vorrei. Però anche David non sarebbe male, non sarebbe male perché comunque diciamo con i piani di Ragnik e Gazidis, questo giocatore sarebbe pienamente nel progetto. Quindi 20 anni, ingaggio basso, futuro, talento e resa massima comunque, perché David è veramente forte, ragazzi. David è veramente forte, ha tanta velocità, tanta tecnica, tanta visione di gioco e soprattutto è un professore in campo che, diciamo, gestisce la squadra e coordina il centrocampo con l'attacco, lega i reparti, quindi secondo me in Serie A farebbe molto molto bene. Si è visto già contro la Roma, che è un giocatore straordinario per la sua età. Ovviamente bisogna vedere in una grande squadra e soprattutto nel Milan in questo momento se fa la differenza. Ovviamente gli serve la squadra dietro, come i giovani di quest'anno. Senza una squadra dietro, Theo Hernandez, Bennacer, Romagnoli, Donnarumma, eccetera, eccetera, hanno fatto, ma non il massimo, cioè non hanno ottenuto ottimi risultati. Per quanto riguarda l'individuale, sì, ma per quanto riguarda la squadra, no. Quindi questi giocatori hanno bisogno, ovviamente, di giocatori di esperienza intorno. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Io vi invito ad andare a vedervi qualche video su YouTube di questo Jonathan David, giocatore canadese del 2000, che gioca nel Ghent ed è accostato al Milan. Il suo costo è 25 milioni, quindi neanche elevatissimo. Quindi ragazzi, vi invito ad andare a vedere un suo video e vi invito anche a lasciare like al mio video, a iscrivervi al canale con campanellina attiva e soprattutto condividere il video perché far crescere il canale è molto molto importante. Ci mancano 12 iscritti, quindi, per i 400, quindi ragazzi, continuate veramente così, vi ringrazio, sempre forza Milan, bella a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.